Lavoriamo la materia. Tagliamo, levighiamo e saldiamo per dare vita a forme nuove. Ci dedichiamo alla struttura, alla sua resistenza, più che all'apparenza. Mettiamo passione in ciò che facciamo e non abbiamo paura di sporcarci le mani. Da 40 anni il segreto è tutto qui. SC è questa, una storia fatta di persone. Mamma e papà sono partiti nell'81 in 250 metri quadri circa. Ad oggi siamo in un'ottantina di dipendenti suddivisi in due stabilimenti che occupano poco più di 11.000 metri quadri. In aziende come la nostra si fa fatica a pensare al futuro perché siamo troppo presi dall'operatività quotidiana. Però in questo senso i nostri genitori sono stati lungimiranti ed hanno pianificato per tempo insieme a noi una strategia per un passaggio generazionale che sia anche un attimo di crescita per l'azienda. Ogni mese trasformiamo circa 500 tonnellate all'interno del nostro reparto di ossitaglio, dove tagliamo con due tipologie di macchine, spessori dall'8 mm al 300 mm. Le macchine sono ossitaglio e plasma. Siamo certificati ISO 9001, ISO 45001, ISO 3834 ed EN1090. Inoltre abbiamo adottato un modello organizzativo 231 che serve per garantire una trasparenza aziendale, una migliore diffusione della cultura e dei valori e una maggiore formazione del personale. Ad esempio, lo scorso anno abbiamo organizzato dei corsi per dipendenti per un totale di 1500 ore suddivise tra corsi obbligatori e facoltativi. Stiamo facendo investimenti 4.0, stiamo cercando di portare l'azienda sempre più smart. Consideriamo però che il valore in una produzione come la nostra rimane l'uomo. Attualmente siamo in 82 persone, di cui il 12% donne, ben distribuiti geograficamente perché proveniamo da 10 nazioni diverse. Il turnover è praticamente inesistente, il 20% è con noi da più di 10 anni, un 18% è con noi da più di 20 anni e addirittura un 5% lavora in SC da più di 30 anni. Continua l'evoluzione. Con la stessa passione di sempre, senza mai la paura di sporcarci le mani, come ci hanno insegnato, facendo tesoro del sapere che abbiamo ereditato e che ci ha plasmati, per preservarlo e innovarlo per i nostri figli.